È davvero allucinante che questo gatto faccia i bisogni sempre nel momento in cui premo REC. Non ho parole. Ciao, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi prodotti finiti casa, sia per quanto riguarda il cibo, sia per quanto riguarda la pulizia della casa. Ho un cestino bello pieno, bello colmo di prodotti, ho anche due prodotti fuori dal cestino perché non entravano. Sono i prodotti terminati casa del mese di novembre, anzi direi anche fine ottobre, tutto novembre. Secondo me questa è una tipologia di video molto carina, molto interessante, insomma, per prendere spunto per i prossimi acquisti, quali sono i prodotti validi, quali no. Ovviamente sono recensioni soggettive, molto personali, però in qualche modo spero di esservi utile. Facciamo due chiacchiere, ci confrontiamo, se vi fa piacere anche nei commenti, se avete dei consigli da darmi sono ben accetti. Insomma, fate voi. Se ancora non siete iscritti al canale, fatelo qua sotto, attivate la campanella per non perdere i prossimi video e se vi piace questa tipologia di video, mi raccomando, supportate il canale con un bel like, mi farebbe molto molto piacere. Direi però di partire subito perché insomma la mole di prodotti è abbastanza ingombrante. Parto con un prodotto fuori dal cestino, partiamo innanzitutto dalla pulizia della casa. Ho terminato questo prodotto per me must have, questa candeggina della Lysoform, questa è la versione floreale. Questi sono 2 litri e mezzo di prodotto e la trovo spesso in sconto a 99 centesimi da risparmio casa. Questa igienizza, smacchia, sbianca, diodora ed è senza fosfati, rimuove anche gli allergeni. Questo prodotto mi piace tantissimo per l'igiene del bagno perché dona quel tocco in più di pulizia rispetto a un classico detergente. Mi trovo talmente tanto bene che la termino e la riacquisto sempre. Infatti l'ho già riacquistata perché oltretutto l'ho trovata in sconto a 99 centesimi da risparmio casa. Quindi per me è un prodotto assolutamente top per il bagno, però si può utilizzare tranquillamente anche per il bucato in lavatrice e per i capi bianchi. Prodotto davvero super promosso, super top, must have. Poi, sempre per la casa, ho terminato questo ammorbidente della Lenor, l'ametista rosa. 37 lavaggi in sconto, questi sono 925 ml, in sconto sicuramente meno di 2 euro. Devo dire che la profumazione mi è piaciuta tantissimo. Sì, è una profumazione molto intensa, anche abbastanza persistente sui capi. L'unica pecca è che secondo me dura troppo poco, nel senso, per far sì che la profumazione si sente e persista, io andavo ad utilizzare anche 2 tappini di questo prodotto, quindi alla fine dei conti 37 lavaggi, anche no, li ho dimezzati, mi sarà durato una ventina di lavaggi, non di più. Comunque, in linea di massima, io mi trovo molto bene con gli ammorbidenti della Lenor, ci sono tantissime profumazioni disponibili, adesso sto utilizzando oro e vaniglia e quindi per me è un prodotto assolutamente top consigliato. Ecco, lo preferirei ancora più concentrato per andare a risparmiare sulla quantità di prodotto che utilizzo ad ogni lavatrice. Comunque, top, buonissima questa profumazione. Poi, sempre per la casa, ho terminato questo. Questo è il Bioform Plus, disinfettante per il bucato, e si tratta di un additivo lavatrice. Eccolo qua. Questa marca Bioform Plus potete trovarla da Acquesapone. È un brand molto economico. Questo, ad esempio, è 1,5 litri, pagato 1,49 euro in offerta, prezzo pieno 1,99 euro. È un disinfettante per il bucato che pulisce in profondità, disinfetta la biancheria e il bucato ed elimina lo sporco e i cattivi odori. Oltretutto è un presidio medico-chirurgico. Ottimo come prodotto, andavo ad aggiungerlo a ogni lavatrice e adesso non posso più farne a meno perché anche questo mi dà quel quid in più, quel tocco in più di pulizia che non fa mai male. Insomma, è un prodotto che, ripeto, per me è diventato ormai un must have. Non riesco più a fare una lavatrice senza l'additivo disinfettante. Adesso ne sto utilizzando un altro di un altro brand, forse quello della Mukina, però questo sicuramente andrò a riacquistarlo. Ottimo, ottimo prodotto, ve lo straconsiglio. E poi, ultimo prodotto terminato per quanto riguarda la casa, dopodiché passiamo al cibo, è questo prodotto qui di Eurospin. Si tratta di un deodorante per ambiente 2 in 1 della Deo Sistema Casa. Io ho scelto la versione esotica, ma ci sono forse un 3-4 profumazioni disponibili. 400 ml per 99 centesimi, assolutamente promosso.
promosso. Ottima profumazione, persistente, tra l'altro va anche a neutralizzare i cattivi odori. Io solitamente vado a spruzzarla un pochettino in giro per la casa all'occorrenza, ma certe volte lo faccio anche nell'ambiente in cui vado magari a cambiare la sabbietta di Sandrina. Si sa, insomma, un po' di pupù, un po' di pipì, gli odori non sono il massimo. Vado a spruzzare, ecco, a vaporizzare meglio questo prodotto e riesco a neutralizzare il tutto. Insomma, ottimo prodotto, profumato, buona profumazione e persistente, quindi per me è un sì. Poi andiamo avanti con i prodotti food, i prodotti cibo. Un prodotto che Antonio ci teneva particolarmente a consigliarvi è questo prodotto qui, un piatto composto di IKEA. Siamo stati da IKEA, non abbiamo trovato nulla di interessante per quanto riguarda arredamento eccetera, perché purtroppo l'IKEA che c'è da noi a Cagliari è davvero minuscolo, ci sono pochissimi prodotti. Però cosa abbiamo fatto? Abbiamo ripiegato sul cibo. Abbiamo comprato il salmone affumicato, buonissimo, la cipolla croccante, buonissima, e abbiamo comprato anche questo piatto composto con polpette vegetali, broccoli e purè. Questi sono 380 grammi, pagato, se non sbaglio, intorno ai 2-3 euro. Allora, l'ho assaggiato anche io, effettivamente è buono. Antonio se n'è innamorato, quindi ve lo consiglia, questo qua ve lo mostro anche da vicino, ve lo consiglia caldamente. Eccolo qua, quindi strapromosso e consigliato. Ok, andiamo avanti e vi mostro alcuni prodotti da frigo e da freezer. Da freezer assolutamente promossi e consigliati questi burger di salmone della Findus. Questi non li avevo mai provati, ma devo dire che mi hanno stupita, assolutamente promossi. Sono due burger di salmone con limone e aneto. Questi sono pronti in 10 minuti, si possono fare sia in padella sia in forno. 170 grammi, vi consiglio di comprarli in offerta perché altrimenti costano un occhio della testa. In offerta circa 3 euro e se li valgono tutti. Un ottimo piatto quando siete magari in velocità. Sono molto gustosi, facilmente digeribili, sicuramente li riacquisto. Quindi questo prodotto strapromosso. Poi abbiamo provato alcune cosine da Eurospin della Fior di Natura. Abbiamo provato i falafel con ceci, questi qui. Questi sono 200 grammi all'incirca 1,99 euro. Questi no, non ci sono piaciuti, non ci hanno fatto impazzire. Non so se perché abbiamo sbagliato la cottura, perché effettivamente li ho cucinati io, mea culpa, li abbiamo fatti cuocere un po' troppo, quindi si sono seccati, oppure perché in realtà non è un prodotto che soddisfa il nostro palato, non lo so, magari daremo una seconda chance a questi falafel. Mentre, sempre della Fior di Natura, vi consiglio, e ve le consiglio anche Anto, vi consiglio assolutamente queste cotolette, o per meglio dire questi filetti di spinaci e formaggio. È una ricetta vegetariana, anche qui sono 200 grammi di prodotto, sempre 1,99 euro. Ottime, sono, io le chiamo spinacine, sono delle spinacine vegetali molto croccanti, molto gustose, si sente tanto anche oltre agli spinaci anche il formaggio. Per me e per Anto assolutamente top, promosse da riacquistare, anche queste pronte in pochi minuti per un pranzo oppure una cena in rapidità. Sicuramente le riacquisteremo, anzi prossima volta che vado da Eurospin faccio scorta, perché sono davvero valide. Così come sono validi e vi straconsiglio, passiamo da Lidl, questi burger vegetali con funghi della Vemondo. Questi sono una novità perché ci sono le melanzane, zucca, insomma tantissimi tipi, ma questi e i funghi sono nuovi, sono una novità. Sono due burger abbastanza grandi, 160 grammi. Questi potete farli al forno, microonde, in padella, come vi pare. Anche questo è un prodotto vegano. Io non sono vegana, non sono vegetariana, però mi piace variare, mi piace sperimentare. Comunque dicevo, 160 grammi, 1,99 euro di bontà. Straconsigliati, sono molto gustosi, anche questi facilmente digeribili e anche questi fantastici come fonte di proteine, comunque come pasto, pranzo, cena, quello che volete in rapidità. Strapromossi da riacquistare. E poi sempre Lidl vi segnalo questo passato di verdure della Valle Ricca. Questo è pronto in 4 minuti e sono due porzioni. C'è una selezione di 8 verdure con olio extravergine d'oliva. All'interno troviamo allora patate, zucchine, carote, biete da costa, zucca, cavolo verza, cipolle e sedano. Acqua, olio, sale, insomma pochi ingredienti, non ci sono conservanti, sono 620 grammi, forse ve l'ho già detto, non lo so,
Comunque sono due porzioni, 1,99 euro, straconsigliato anche questo prodotto. Straconsigliato il passato di verdure, ma ancora più consigliato, super super consigliato, consigliata la vellutata di zucca e carote. Ovviamente è sempre meglio farle in casa queste cose, però se come noi avete degli orari particolari, rientrate a casa tardissimo, stanchissimi, non avete voglia di cucinare e magari comunque volete mangiare qualcosa di sano, di leggero, di gustoso, questi piatti secondo me così pronti sono la salvezza, quindi top. Poi vado avanti con questa confezione di pasta, questa di Eurospin, tre mulini, amo essere biologico, i fusilli integrali. Questi sono 500 grammi di prodotto, costano 99 centesimi, sono certificati biologici, grano 100% italiano, fonte di fibre, pasta di semola integrale di grano duro. Io mi trovo benissimo con la pasta integrale di Eurospin, non tutta la pasta integrale è la stessa, non tutta la pasta integrale è buona, con questa di Eurospin io mi trovo molto bene e ve la straconsiglio, ve la segnalo. Tra l'altro ha un prezzo molto economico. Passiamo adesso a due confezioni di pane barra piadine. Vi straconsiglio, queste non le avevo mai provate e mi sono piaciute tantissimo, le piadelle integrali di Mulino Bianco con 100% farina integrale. Queste costano circa 2 euro e sono 225 grammi. Ci sono all'interno tre piadelle, sono anche senza olio di palma e senza strutto, buonissime, super gustose, una piadina in velocità quando si ha poco tempo di cucinare e il gioco è fatto. Sono morbide, sono gustose, anche croccanti se le saltate bene in padella, insomma fantastiche, sicuramente le riacquisto. Adesso sto cercando un pochettino di sperimentare, di variare, sto provando altri brand, però devo dire che queste della Mulino Bianco sono per il momento tra le mie preferite in assoluto. Poi sempre pane della Tremulini, quindi Eurospin, vi straconsiglio questa pagnotta rustica di grano duro, è un pane a fette. Questo costa circa 2 euro e sono 300, se non 1 euro, 350 grammi di prodotto. È proprio una pagnotta rustica tagliata a fette. Molto molto valido come prodotto, mi piace tantissimo, soprattutto tostato, lo accompagno magari a un secondo, a una verdura, oppure anche per fare un sandwich. Molto morbido, rimane gustoso. Prodotto secondo me fantastico, devo assolutamente riacquistarlo. Devo dire che Eurospin, così come Lidl, regalano gioie, sì. Ok, andiamo avanti con prodotti per colazione barra merenda. Ho terminato per la merenda queste barrette Kellogg's. Sono le barrette con mandorle e cioccolato al latte, 41% di frutta secca, sono 4 barrette per circa 2 euro, 2,50 euro. L'immagine che c'è qui rappresentativa è assolutamente veritiera perché sono piene zeppe di cioccolato e di mandorle, comunque di frutta secca, molto buone, molto gustose, perfette per una merenda veloce. Poi terminate anche queste castagne, queste sono delle castagne morbide cotte al vapore della Lesto, le trovate da Lidl, 100 grammi per circa 2 euro, io adoro le castagne in qualsiasi forma, in qualsiasi cottura, fantastiche, anche queste per una merenda veloce e gustosa sono fantastiche. Poi ho terminato le mie pastine, le mie brioche preferite, queste di misura. Queste sono fibre extra, 6 cornetti, frutti di bosco, barbabietola e uva, 100% farina integrale, sono, se non sbaglio, 8 cornetti per circa 3 euro. Sono carucce, però spesso sono in sconto a 1,99, 2,50. Sono degli ottimi cornetti, ovviamente non sono prodotti che mangio quotidianamente, però una tantum me lo concedo e sono davvero sfiziosissimi perché la confettura con frutti di bosco, barbabietola, uva è davvero bella presente, bella gustosa, straconsigliati. Sempre della stessa linea ho terminato poi questi biscotti, morbido ripieno, frutti di bosco sempre e barbabietola, ricchi di fibre da frutta, verdura e cereali, non mi sono piaciuti per niente. Sono esattamente 260 grammi di prodotto, costano più o meno 3,50 euro, sono carucci, ma non mi sono piaciuti per niente perché io mi aspettavo qualcosa del genere, ma sono dei biscotti molto molto secchi. Non sanno di nulla, mi hanno delusa tantissimo, questa è una novità, ma ve la boccio, non ve la consiglio, piuttosto provate le brioche. Poi ho terminato questa confezione di biscotti della Galbusera, i più integrali, ricchi di fibre,
100% integrale, 11% di fibre, sono senza sciroppi di glucosio e fruttosio, 6 pacchetti per circa 1,99-2,50 euro, buonissimi, sono molto croccanti, molto fragranti, gustosi, leggeri, perfetti per la colazione e poi adoro il fatto che ci siano 6 monoporzioni. Sono 6 biscotti in ogni porzione, fantastici da riacquistare. E per ultimo abbiamo questi biscotti ai cereali ripieno di crema allo yogurt Conad, linea piacersi, la linea un pochettino più ricercata, più light, più leggera della Conad. Sono 5 confezioni da 2 biscotti e costano anche qui più o meno 2 euro. Assolutamente promossi, ricordano i cuginetti ben più famosi e anche più cari e devo dire che mi piacciono tantissimo, come merenda magari da portare fuori casa. Top! Ok, io ho terminato, questi erano tutti i prodotti finiti durante il mese di novembre per quanto riguarda casa, pulizia e cibo. Fatemi sapere come sempre che cosa ne pensate, un bel like, iscrivetevi al canale, un bacio grande e alla prossima, ciao!